Lo lascio dire a te. Che cosa? La nostra community. La nostra community è differente. Ed effettivamente è diversa. È diversa perché partecipa. Certo. Perché evidentemente si sente partecipe di questo progetto. Allora, torniamo a raccontarvi la storia di Sara. Sara, la nonna di 37 anni, precisiamo perché si è fatto un po' di confusione, che ha un figlio disabile, un figlio autistico di 9 anni, ma in casa con lei vive anche il figlio più grande con la compagna e la figlioletta. Quindi pensate un po', la situazione è complicata, immischiata in una storiaccia legata all'ex marito, insomma, una brutta cosa dalla quale siamo sicuri ne verrà fuori. Dalla pubblicazione del video purtroppo ancora nessuno è riuscito, magari non l'ha visto il video, Tino, a proporle un lavoro come serve a Sara, proprio per stare vicino a suo figlio. Lo ricordiamo, la mattina il bambino va al centro Sant'Agostino di Nocatolo, quindi Sara è libera di poter lavorare, 37 anni seppure nonna, ha tutte le energie possibili per fare qualsiasi cosa, ma nel frattempo c'è stata una gara di solidarietà. Siamo stati anche noi presi alla sprovvista, ma vi raccontiamo. Bene, noi vorremmo ringraziare Vito intanto, no? Vito lui. Vito che, oltre a provvedere alla bombola del gas, perché Sara era rimasta senza bombola del gas, quindi aveva difficoltà a tirare avanti la baracca, quindi ha provveduto alla bombola del gas e ha lasciato in un supermercato di Trigiano un sospeso di 100 euro perché Sara possa andare a fare la spesa, beni di prima necessità, per sostenere la famiglia, un sollievo, ma di questi tempi, Tino, è un gran bel sollievo. Ma soprattutto, sai perché siamo qui? In questi giorni ho ricevuto una telefonata da un numero estero, un più 44, Inghilterra, Gran Bretagna, un nostro carissimo amico che si chiama Franco, che ho conosciuto proprio dopo aver visto il suo numero. Ci siamo sentiti in Inghilterra con noi. Ci siamo sentiti, abbiamo avuto una lunghissima chiacchierata, una persona interessantissima, molto molto particolare. Ciao Lel. Ciao Lel, ti salutiamo anche noi nonostante non stai in questo momento facendo proprio, Che dici? Lo salutiamo. Birbantellello. Vabbè. Tremenda. Franco, dicevo, persona veramente speciale. Bene, siamo qui perché ci ha mandato dei soldi, MoneyGram, e dobbiamo andare a ritirare questi soldi. La metà dei quali. Aspetta, dobbiamo andare plurale, vado io perché a me l'ha dati, quindi ho io il codice, ho io il mio documento di identità, li andrò a prendere. E la metà di questi soldi sono destinati proprio a Sara. Quindi 573 sterline, che non so al cambio a quanti euro equivalgono, la metà sono destinati a Sara, l'altra metà non ve lo diciamo a chi sono destinati. Franco lo sa e sa che saranno spesi per ciò che lui ci ha voluto. A me ha detto niente? Eh? A me ha dato niente? A te, non ci sta mai niente, non ci sta mai niente. Ma perché? Quindi adesso la nostra community non è più differente. Ci stanno aspettando a Trigiano, Sara, Isa e tutti gli altri e noi adesso prenderemo questi soldi e li riporteremo e siamo certi per farne l'uso migliore possibile. Ci hanno contattato anche tantissime altre persone, alcune delle quali volevano e hanno già fatto, dato dei consigli a Sara su come muoversi. Ciò che ci è parso molto strano è che nessuno tra le persone delle istituzioni che seguono la storia di Sara ormai da tanto tempo abbiano suggerito a Sara di presentare, come tutti quelli nelle loro condizioni, la domanda per poter avere un po' di soldini. E adesso se ne parlo fra 20 mesi, capito Tino? La situazione è un po' particolare, quindi mi raccomando, quando vi fate seguire da qualcuno, da qualche assistente sociale, chiedete sempre se c'è qualcosa che vi possa dare una mano. Per ora andiamo a prendere queste 573 sterline, la metà delle quali destinati proprio a Sara e alla sua famiglia. Tieni, perché se mi vedi col microfono, non dando è bello. Dai. Vabbè, ti aspetto qua. Vai. Rimango così. Tino, è vero, quindi io non sono mai entrato in un ufficio dove si fanno questi trasferimenti di denari. Dall'Inghilterra abbiamo avuto il nostro amico Franco, c'è scritto 573 euro e 04. Oh. Quindi la metà quant'è? Quindi non sono più sterline, sono no, euro. No, sono euro, 573 euro e 04. E 04. Che noi il 04 vuol vedere, eh? Non ce lo me li ha dato. Come lo te li ha dato? No, mi sa che mi ha dato 05 però, lo sai? Adesso devo controllare. Però me li ha dati e quindi noi voliamo
a casa di Sara per dargli la metà. Voi nel frattempo fateci sapere quant'è la metà, cioè quant'è, ci faccia 73 e 04, quindi sono 04 e 02 per vabbè, ok, cioè 73 e 1 e 5, adesso in macchina vediamo, per piacere, prendi una calcolatrice. Tino, alla fine non sei stato capace, 573,02, no 4, diviso 2, 286,52, ignorante che non sei altro, ignorante che non sei altro. Allora, ti racconto sto fatto. Un amico dall'Inghilterra, ci ha chiamato, io non conoscevo questa persona, una persona, lo ribadisco ancora, straordinaria. Un'anima di cuore. Straordinaria. Ci ha bonificato, siamo andati a prenderli adesso, 573,04. La metà sono per te, 286,52. L'altra metà sono per un'altra cosa che ancora non vi diremo. Grazie di cuore. E quindi noi, persona generosa, allora, di quello che ha potuto fare. Eccoli qua, 286,52. Cioè, no, sono 55. Grazie. Ci sono 3 centesimi in più. Grazie. Dividere 3 centesimi. Okay. Grazie Franco. Grazie di cuore. Grazie a Vito, grazie a Franco, grazie anche a chi ci sta chiamando per dare delle indicazioni. No? Però noi, l'obiettivo qual è? È quello di provare a cercare questo benedetto lavoro. Certo, io qua insisto sempre. E noi ricordiamo quali sono le esigenze. Quindi deve essere intanto su Bari o dintorni di Trigiano. Di Trigiano. Dalla mattina più o meno a che ora? Dalle 7 che se ne va il bambino fino alle 3. Alle 3, che è anche un bel orario, cioè sono 8 ore di lavoro, quasi. Perché appunto Angelo è un bambino autistico, va in un centro al Sant'Agostino di Noicattolo, quindi lui sta lì tranquillo. E siamo tranquilli perché rimane fino a un certo orario. Appunto. Nel frattempo una novità non molto carina c'è stata, è arrivato l'ufficiale giudiziario, Tino. Sì. Sì, per uscire fuori le chiavi. No, nel senso che è il primo, è la prima tirata d'orecchie, diciamo così. Però abbiamo avuto un po' di tempo. Un altro due mesi. Dovrà lasciare la casa anche perché effettivamente stai qui e non dovresti esserci. Ma tu saresti anche disposta velocemente ad andartene se riesci a trovare. Se trovo sì, però se non trovo mi deve dare un po' di tempo. Non è che possa andare per strada al veloce come notizia. Assolutamente, assolutamente. Cioè, penso che un cuore uno lo doveva anche tenere. Noi però, come diciamo sempre in questi casi, ci compenetriamo nelle esigenze anche dei padroni di casa, che purtroppo... Ma è giusto che sia così, è giusto. E quindi facciamo appello a tutti quanti voi, Bari, Trigiano, limitrofi, un lavoro dalle 7 alle 3, che voglio dire ci sta, perché Sara possa finalmente... vivere la mia vita tranquilla. Voltare pagina, ne hai passate assai. Tante. Posso dirti una cosa? Mi ha fatto piacere non aver ricevuto da nessuno a Trigiano tanto di lamentela. Nessuno ha commentato. Perché mi amano tutti e mi rispettano tutti. Nessuno. E questo ci ha fatto veramente molto piacere, perché vuol dire che anche tu ti sono sei fatto volere. Sono anima di cuore, mi amano tutti perché sono una ragazza di cuore veramente. E se c'è da aiutare, aiuto pure io nel mio piccolo. E l'ho fatto quando è stato. Come vedi la nuota gira. Lo sappiamo. Prego. Tu non ti sei mai trovata in questa situazione. Mai. Non hai dovuto affrontare sti casini così come in questo momento. No, mai. Non mi è mai capitato, mai. Questa è la prima volta. La paura principale è quella che ti separi un po' da Angelo, che tu possa stare in una comunità. Ma non vorrei neanche arrivare a questo punto, perché voglio trovare un lavoro, voglio la mia casa, voglio stare ben tranquilla. Con la mia famiglia, con mia nipote e tutto il resto. Lo ricordiamo, nonna a 37 anni, 37 anni, alla metà degli anni tuoi quasi. Però sai, lo devi buttare giù ogni tanto. Bravo. È vero, Tino? No, stai calmo. Va bene, abbiamo dato un bel po' di notizie, un po' belle, un po' meno belle, ma siamo fiduciosi perché la nostra community... È differente. E meno male. Per ora e solo per ora è quasi tutto 256. Perché poi mi venne la cosa. È quasi tutto con Sara, Isa e tutta la compagnia. Presto, torniamo.